questi anni abbiamo seguito la Lavaredo Ultra Trail dei professionisti, atleti che hanno coperto i 120 km all'ombra delle tre cime di Lavaredo, con risultati più o meno spettacolari, animati però da una dedizione totale allo sport. Ma la gara è anche e soprattutto il grande banco di prova per gli amatori, appassionati di trail running, che ci sono in gran numero pure in La Sportiva. E così, per questa edizione 2022, abbiamo voluto raccontare le distanze 20, 48 e 80 km dei dipendenti dell'azienda di Ziano di Fiemme, contagiati dall'entusiasmo per la corsa tra le montagne più belle del mondo. Io sono Irene. E io sono Susanna. Siamo dell'ufficio marketing e comunicazione della Sportiva. E faremo da 20 km alla Vent. Ci vediamo a Cortina il 23 giugno. Ciao ciao. Vabbè, ma guarda che bene qua. Turini Simone. Fabrizio Farinoni. Ale. Valentina Monzano. Batteremo il faso. Alla Cortina. Ciao. Ciao, siamo Irene e Susanna. E facciamo la 20 km. E mi iscrivo alla Cortina Trail e vabbè, ho dei colleghi problematici. Ci vediamo alla LUT, ciao! E Alcuni hanno scelto la Cortina Sky Race, altri il Cortina Trail. Il temerario Jonathan Pedrotti si è spinto addirittura a tentare gli 80 km della Ultra Dolomites. Ma tutti meritano un grosso in bocca al lupo prima del via. Lavoro in La Sportiva, nel sport marketing. Ho un passato da atleta in pista e sono ritornata a correre oggi dopo tanti anni che non metto il pettorale, quindi sono super emozionata. È stato un bel percorso fino a qua. L'anno scorso sono venuto qui per la prima volta e ho visto il contesto, ho visto gli atleti, ho visto l'atmosfera, ho detto l'anno prossimo ci devo essere. Sarà una bella sfida oggi. Dai, dai, bello, bello, belle sensazioni subito. Top! Primi chilometri piano e poi si inizia a salire. Ci vediamo dopo. Sono già due edizioni di Lavaredo Ultra Trail che corro e dopo la 20, dopo la 48 ho deciso che bisognava allungare la gamba, allungare il percorso e sfidarsi su una distanza un po' più lunga. E partire in salita non è il massimo, però vabbè, avanti tutta. Si fa la Cortina Sky Race. 20 km, ci proviamo. Ciao, ho male all'anca. Il percorso è bellissimo e giornata ideale, clima ideale, quindi speriamo di arrivare in fondo. Ciao bello, arriva! Ciao! Ho mangiato e ho finito tutto il bere, quindi adesso riempio. Ole, 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 il 16 sole. Live dalla Val Travenances, chilometro 43. Boh, Val Travenances, valle di lacrime. Che fatica, ragazzi. Ciao Jonathan. E
gli atleti pro sono stati ancora una volta di grande stimolo. Mimi Kotka ha vinto la Lut al femminile, Kelly Wolf la 80 km. Anche nel Cortina Trail, gli spagnoli Patricia Pineda Cornejo e Pere Rullan hanno avuto la meglio su tutta la concorrenza. Per i ragazzi di La Sportiva, la soddisfazione più grande è stata conquistare la medaglia da finisher. È andata benone la gara, più soddisfatto di così non potevo essere. A parte un po' di crampi nella parte centrale della gara, però poi ho avuto tanto e sono spariti. Tutto qua in discesa sono riuscito ad andare a un bel ritmo. La prima per me qui a Cortina è fatica, però è quello che ti fa poi godere le cose, no? La fatica aumenta il bello delle cose. Bellissima esperienza, è stata tosta, più del previsto. I miei colleghi hanno fatto paura veramente. Essere riuscito a battere quelli dell'R&D e del marketing sarà una bella soddisfazione da portare lunedì mattina e rinfacciargliela, diciamo così. Correvo in pista, poi un infortunio mi ha fermata, ma ho deciso che un giorno sarei dovuta tornare a correre queste gare bellissime e non c'era occasione migliore che in questo contesto Lut della Sportiva.